Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro le matite multiplay della Pupa, che sono tantissime, di tantissimi colori, ma in particolare ne è nato uno nuovo che è il color burro, che è una matita che non è facile da trovare in giro, eppure è molto utile nel mondo del make-up, voi lo saprete bene. In questo video, oltre a farvi vedere gli swatch di tutte le matite, vi faccio anche vedere i modi in cui si possono utilizzare, perché il trucco che indosso in questo momento è stato realizzato soltanto con le matite multiplay. Infatti si possono utilizzare come eyeliner, come kajal all'interno dell'occhio, come ombretto e vedrete. Quindi io vi lascerei semplicemente al video, spero che vi sia utile e noi ci vediamo nel prossimo. Vi mando un bacione e ciao a tutti! Una matita multiplay ha tre utilizzi, il kajal, l'eyeliner e il colore da sfumare. Hanno una texture cremosa che rende l'applicazione scorrevole e confortevole. Hanno però una lunga tenuta che non fa sbavare il trucco e soprattutto un'ottima resistenza all'acqua. Come kajal il colore è intenso, pieno e il tratto è morbido, nonostante questo è davvero durevole. Come eyeliner, ad esempio, si riesce ad avere un tratto preciso nonostante la morbidezza della matita. Come colore da sfumare, invece, possiamo modularlo a nostro piacimento. Ecco la prima matita, la 01, ed è Icy White. Questa è la numero 2 ed è Electric Green. Questa è la numero 03 ed è Pearly Sky. Ecco la numero 04 ed è Shocking Blue. Ecco la numero 5 ed è Full Violet. Questa è la numero 6 ed è Crazy Purple. Ecco la numero 7 ed è African Brown. Numero 8, Basic Brown. La numero 9, Deep Black. Questa è la numero 14 ed è Water Green. Ecco la numero 15 ed è Blue Green. Questa è la numero 17 ed è Elm Green. Ecco la numero 19, Dark Earth. Questa è la numero 22 ed è Pure Silver. Questa è la numero 23 ed è Mauve Silver. Questa è la numero 24 ed è Emerald Green. Numero 25, Turquoise. Questa è la numero 26 ed è Pure Gold. Ecco la numero 27 ed è Gold Bronze. Numero 29, Military Green. Numero 30, Smoked Grey. Questa è la numero 31 ed è Wisteria Violet. Questa è l'ultima matita, la nuova nata in casa Pupa, la numero 52 ed è la matita burro. Ora io utilizzo la numero 03 e la vado a utilizzare come un ombretto, quindi la vado a stendere su tutta la palpebra mobile e la sfumo. In questo modo si crea un ombretto
E adesso crea un po' di profondità con la numero 02 invece, che è un verde, e la vado a mettere nella piega dell'occhio. Siamo creati i nostri ombretti con due matite multiplay, ma è possibile, comunque avete visto, creare un solo ombretto con una sola matita. Ho creato un po' un gioco di sfumatura, un colore un pochino diverso, e adesso vado a mettere la matita nera come eyeliner, perciò utilizzo la numero 09. Mentre per aprire un pochino lo sguardo vado all'interno con la numero 52, che è la nuova nata in casa Pupa, ed è la color burro, diciamo.